marzo 1933. Il Reichstag, il Parlamento tedesco, consegna a Hitler la Germania. Il decreto è votato da quasi tutte le forze politiche, ad eccezione dei socialisti, che si oppongono, e dei comunisti, che non sono presenti in aula, e attribuisce i pieni poteri al cancelliere senza limite temporale. È l'inizio della dittatura.